Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi recensiamo un Hamilton e il Khaki Field meccanico. Prima di iniziare vorrei ringraziare il mio amico Francesco che mi ha prestato questo bellissimo Hamilton e a questo punto cambiamo prospettiva, andiamo a vedere l'orologio più da vicino. Prima di iniziare con la recensione vera e propria di questo particolare modello, ecco, volevo darvi alcuni cenni storici. La Hamilton è stata fondata nel 1892 a Lancaster, in Pennsylvania, con la missione di aiutare le ferrovie americane fornendo segnatempo precisi ed affidabili. In quegli anni, infatti, i disastri ferroviari erano all'ordine del giorno ed Hamilton contribuì a limitare notevolmente questi incidenti. Nel 1908 la Hamilton commercializzò il primo modello di orologio da tasca per il pubblico femminile, il Lady Hamilton. Durante la Prima Guerra Mondiale la Hamilton produsse orologi da polso per le forze americane che andarono velocemente a sostituire i più grossi e meno pratici orologi da tasca. Nel 1918, quando l'aviazione era ai primordi, un orologio della Hamilton accompagnò il primo volo della US Air Mail tra Washington DC e New York. Nel 1926 un segnatempo della Hamilton fu con l'ammiraglio Byrd durante il primo volo al Polo Nord che durò 15 ore e 17 minuti. Negli anni 30, grazie alla sua reputazione nel settore dell'aviazione, Hamilton divenne l'orologio ufficiale delle quattro maggiori compagnie americane commerciali dell'epoca. Nel 1942 Hamilton interruppe la produzione di orologi destinati al mercato civile per concentrarsi sul mercato militare. In quegli anni produsse più di 1 milione di pezzi, tra cui anche cronometri marini. Nel 1957 ha rivoluzionato il settore dell'orologeria producendo il primo orologio da polso elettrico a batteria. Il progetto fu di Richard Habib ed uscì nel famosissimo Hamilton Ventura, che nel 1961 fu indossato dalla leggenda del rock and roll Elvis Presley nel film Blue Hawaii e raggiunse grande popolarità in tutto il mondo. Gli orologi della Hamilton sono famosissimi anche nel cinema per ricordare alcuni film celebri dove sono comparsi questi segnatempo. Basti ricordare 2001, Odissea nello spazio, Man in Black, Independence Day, Il talento di Mr. Ripley, Die Hard e Interstellar. Nel 1974 Hamilton fu acquistata dal gruppo SSIH, che oggi si chiama Swatch Group. Nel 2003 l'azienda si è trasferita nella città di Bienne in Svizzera. Di questo particolare modello vi sono due versioni. Una è appunto questa che potete vedere, ha un quadrante nero opaco e un cinturino in canvas che è appunto khaki. E l'altra ha il quadrante verde scuro e il braccialetto in canvas verde scuro. Poi quest'anno a Baselworld è stato presentato un'altra versione disponibile in due colori che non ha la data ed ha il quadrante che richiama i modelli militari degli anni 70. Questo particolare modello è l'Hamilton Khaki Field Mechanical, la referenza è H6941933 e rappresenta l'essenza degli orologi militari meccanici di inizio Novecento. La cassa è interamente satinata con effetto blasted che gli conferisce questo effetto opaco. Ecco, potete vedere appunto questa satinatura. Ecco, la cassa è veramente satinata in modo perfetto. Ecco, come potete vedere, guardate qua gli angoli come sono ben lavorati e appunto questa rifinitura che la rende anche molto resistente, ecco, anche ai graffi. Ora andiamo a vedere le misure. Allora, qua abbiamo
38 e 1 come diametro, 9 e mezzo come spessore, quindi è un orologio veramente snello. 19 e 6 è la larghezza dell'ansa. Quindi non solo questo orologio è piccolo perché appunto è 38 mm, ma anche molto snello. E questo va a vantaggio della sua versatilità. Infatti sono molte le persone che lo indossano anche come orologio elegante. Le anse dell'orologio sono abbastanza lunghe, come potete vedere, e questo per facilitare l'utilizzo dei braccialetti NATO, essendo appunto un orologio militare, che lo assicurano al polso anche nel caso in cui un perno saltasse dall'ansa. Inoltre sono forate, questo è un grosso vantaggio per quando si decide di cambiare il cinturino. Ecco, potete vedere che le anse sono forate, questa è una cosa veramente, veramente comoda. Il quadrante è monocromatico, è molto leggibile perché è molto semplice come disegno. I numeri romani sono dipinti, ha la doppia scala dall'1 al 12 e dal 13 al 24, tipico degli orologi militari. A ore 12 vi è la scritta Hamilton, dipinta così come la scritta Khaki Mechanical a ore 6. Ecco, come potete vedere, appunto, sono tutte e due scritte e veramente anche la scritta è fatta in modo impeccabile. La data è a ore 3 ed è racchiusa da una cornice in bianco, anch'essa dipinta. Le lancette sono eleganti, snelle e molto semplici da leggere. Al loro interno vi è del materiale fluorescente. Ecco, ora facciamo la prova appunto della luminosità, ecco, al buio. Come potete vedere, la luminosità non è eccessiva, anzi, diciamo pure che è abbastanza scarsa e molti anche si lamentano di questo. Ora, dobbiamo dire che innanzitutto è abbastanza per poter leggere l'orologio. E poi dobbiamo dire che è un orologio militare. Ora capite bene che se questa luminescenza fosse come un sub, ecco, questo orologio potrebbe diventare un facile obiettivo. Quindi è naturale che la luminosità su un orologio militare, ecco, non debba essere troppo pronunciata. A ore 6 vi è la scritta Swiss Made, ecco, come potete vedere qua giù in fondo, e appunto l'orologio la può esibire visto che è prodotto a Bienne dal 2003. Il vetro è zafiro ed è un vetro molto famoso per essere molto resistente. Ecco, in tantissimi mi hanno detto che appunto hanno colpito veramente forte questo vetro e non si è per niente scalfito, quindi ha oltretutto una ottima reputazione. Ed è leggermente bombato, ecco, come potete vedere. Ecco, da qua si vede appunto che è leggermente bombato ed ha anche il trattamento antiriflesso. L'impermeabilità dell'orologio è di 50 metri, che è un livello sufficiente per poterlo pulire anche con acqua. Ecco, anche qui in molti si lamentano, no? Forse vorrebbero un orologio che fosse impermeabile almeno fino ai 100 metri. Ora, secondo me non è un grosso problema, innanzitutto perché non è un orologio con cui si va a fare il bagno normalmente, no? E inoltre, ecco, se vi capitasse di cadere in acqua oppure in una giornata umida, ecco, questo orologio assolutamente non ha nessun tipo di problema. Ecco, è un'impermeabilità sufficiente per far fronte, ecco, a una caduta in mare, una caduta in acqua, ecco, assolutamente non correrebbe nessun tipo di rischio. La corona è serigrafata con la H di Hamilton, come potete vedere. È appunto un disegno molto, molto semplice, però è un particolare che non era, diciamo, non era scontato, ecco, su un orologio come questo militare. Il fondello è lavorato con diversi tipi di satinatura. Vi è il logo, la H e la Hamilton proprio al centro. Poi c'è il codice dell'orologio scritto appunto da questa parte qui, poi water resistant, 5 barre che appunto sono i 50 metri.
Questo particolare orologio utilizza il movimento ETA 2804-2, che di fatto è un normalissimo 2824 senza la ricarica automatica. Ha 17 rubini, il sistema di protezione agli urti Incablock e viaggia a 28.800 vibrazioni all'ora. Il segnatempo ha una grossa corona senza protezioni, appunto come potete vedere, che è veramente un piacere, ecco, da caricare. Il fatto che questo orologio non abbia la ricarica automatica lo rende anche più semplice nella meccanica e quindi ha meno probabilità di rompersi e necessita di una manutenzione minore. Il cinturino in canvas è veramente ben fatto. Questo è un altro particolare che mi piace molto della Hamilton, ovvero il fatto che sia curato in ogni suo particolare. Ecco, potete vedere le cuciture come sono ben fatte, ecco, di questo braccialetto e poi ecco, potete vedere i rinforzi in metallo sui fori. Ecco, anche ecco, che si vedano appunto qui, potete vedere appunto che sono rinforzati e poi ecco, possiamo vedere che anche la fibbia è marchiata Hamilton. Ecco, veramente gli orologi della Hamilton sono veramente curati. A questo punto torniamo in studio per le conclusioni finali. In conclusione vorrei dirvi che questo è un orologio veramente ben fatto, come del resto lo sono tutti gli orologi della Hamilton. Ecco, vi ricordo che la Hamilton è il marchio che io preferisco in assoluto per tutti gli orologi al di sotto dei 1000 euro. Secondo me è la marca dove c'è un rapporto qualità-prezzo migliore in ogni sua parte. Quindi a partire dal bracciale, a partire dal braccialetto, si vede proprio, si tocca con mano la qualità in tutti gli aspetti. E in questo devo dire che è superiore anche alla Seiko, che per quanto riguarda i bracciali e i braccialetti, secondo me lascia a desiderare sotto quella fascia di prezzo lì. Ecco, diciamo che comincia a produrre dei buoni braccialetti o bracciali dai 700-800 euro in su, mentre invece la Hamilton c'ha proprio una cura in tutti gli orologi che produce. Ecco, naturalmente c'ha una storia. Abbiamo preso all'inizio, vi ho parlato di alcune peculiarità, alcune vicende che hanno legato proprio la Hamilton alla storia dell'aviazione, alla storia proprio dell'orologeria. Quindi è veramente un marchio che è riconosciuto ed ha un heritage, ha una storia da prima della classe. Ecco, per concludere vorrei dirvi che quando ho visitato il museo della Seiko, ecco, lì nel museo della Seiko c'erano degli Hamilton, perché all'inizio quando partì la Seiko, ecco, il proprietario prendeva, ecco, come riferimento anche la Seiko, la Hamilton insieme appunto a Zenith, insieme a anche altre aziende, ma la Hamilton sicuramente era un punto di riferimento perché era considerata l'azienda che aveva salvato tantissimi tantissime persone negli incidenti ferroviari, ne successe uno enorme, che appunto spinse gli Stati Uniti a ricercare appunto un segnatempo ufficiale che avesse quelle caratteristiche di precisione e anche di affidabilità che potesse migliorare, ecco, la sicurezza dei propri cittadini. Quindi assolutamente la Hamilton ha anche questo prestigio che non è veramente seconda a nessuno. Quindi a questo punto io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like come sempre, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e io vi auguro una buona domenica. Ciao a tutti!